arriviamo al 2006 con la campagna elettorale di Ferrante e della Moratti, entrambi qui in quartiere promettono delocalizzazione dell'attività all'ingrosso, creazione di un'isola ambientale della pedonalizzazione di Sarpi, controllo di legalità e tavolo operativo istituzionale per decidere insieme quale può essere la soluzione di questo grosso problema. La Moratti ci manda anche una lettera d'impegno con cui sottoscrive questo suo impegno a modificare la situazione e dopo la sua elezione per 7-8 mesi non viene fatto nulla. Nel febbraio di quest'anno l'associazione invita il sindaco Moratti a partecipare a un'assemblea di quartiere e a spiegare ai residenti come mai non è stato fatto nulla. Al posto della Moratti si presenta il vice sindaco Decorato, che di fronte a 600 residenti si sente contestare tutte le manchevolezze di questi 6, 7, 8 anni di inattività. Realizza che la situazione è stata lasciata sfilacciarsi oltre un certo livello e decide un intervento drastico che inizi con un controllo di legalità serio e dall'altra parte prendendo in considerazione l'ipotesi di pedonalizzazione di Sarpi. Dopo 20 giorni di controllo, capita quello che si è letto sui giornali e è apparso su tutte le televisioni, c'è stata una reazione a questo punto molto violenta e oggi viviamo le conseguenze di questa situazione. Una situazione di apparente calma, una dichiarazione da parte della comunità cinese che a parole dice di accettare questa delocalizzazione purché si realizzino certe condizioni e al momento i controlli sono effettuati sia pure con una incisività inferiore rispetto a quella che è determinata questa situazione di crisi. A parole l'amministrazione ha confermato il suo intento da una parte di continuare i controlli di legalità e dall'altra parte di realizzare la delocalizzazione, ovviamente entrando in un discorso collaborativo con i rappresentanti cinesi, perché è ovvio che questa deve essere una soluzione condivisa. Però bisogna tenere presente che a due di questi quattro tavoli istituzionali che si sono realizzati, svolti negli ultimi quattro mesi, gli stessi rappresentanti dei commercianti cinesi hanno dichiarato ufficialmente che si rendono conto che questo tipo di attività non è compatibile con il rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli orari. E quindi direi che siamo in una situazione di non ritorno, per cui o si cambiano le regole per consentire la prosieguo di questo tipo di attività, oppure questo tipo di attività deve trovare un'altra dislocazione. Questo è un momento di apparente calma, nel senso che c'è una specie, secondo noi, di tacito accordo per cui finché non si porta a compimento questa trattativa che è incominciata tra i rappresentanti dei commercianti cinesi e il comune e la regione, avendo adesso come oggetto di questa trattativa l'area di Arese, da una parte c'è un maggiore rispetto perché, come vede, carrelli ne sono circolati pochissimi e tutto sommato abbiamo visto quel caravan che si fermava, però lei vede qui, se butta l'occhio e ha buttato l'occhio, immagino ha fatto anche delle riprese, lei vede che la quantità di materiale che è presente in questi negozi è chiaro che vede che vanno tutti nel retrobottega. Come vede non si può pensare che possa sopravvivere un tipo di attività di questo genere con queste restrizioni. Per cui la sensazione è che se non si conclude, se non si arriva a una soluzione concordata, questa tregua, tra virgolette, finirà e si riprenderà un'attività commerciale intensa come quella che prima. Certamente, questo è il nostro timore. Direi, vede, quello è un carrello, lei tenga presente che questo è proibito sia come orario che come tipo di... come vede.
Allora, tenga presente questa via con i suoi 80 esercizi commerciali. Vogliamo mettere in campo che ci siano almeno 4 clienti al giorno? 320. 320 carrelli che si muovono nell'arco di 4 ore, dalle 10 alle 14.